Sì, alla fine questa intelligente, ma di una intelligenza direi sadica, violenta e disumana politica che ha criminalizzato l'attività delle ONG, ha fatto sì che non ci siano nel Mediterraneo centrale più occhi che possano vedere quello che accade, e chiede anche a tutti i cittadini italiani ed europei di chiuderli gli occhi. Il nostro appello invece è quello di aprirli, di tenerli aperti, e perché nei fatti quello che è accaduto nei mesi scorsi, diciamo anche in quest'ultimo anno, è stato un aumento delle morti in mare e delle morti sconosciute. Poi si arriva ad episodi paradossali, se non fossero gravi, come quelli dei 6 pescatori tunisini che sono stati arrestati per il solo fatto di aver salvato delle vite in mare e di averle portate in un posto sicuro a Lampedusa. Ecco, a proposito di porto sicuro e di posti sicuri, che anche la nave poteva essere un porto sicuro. No, ma questo è tecnicamente e giuridicamente sbagliato. La normativa internazionale parla di safety place, cioè un luogo nel quale il naufrago, la persona che è salvata in mare, viene portata, e in questo luogo non deve più temere, diciamo, per la propria incolumità, ma anche per la tutela dei propri diritti. Un salvataggio tecnicamente termina quando si arriva in questo luogo. È chiaro che possono esserci dei passaggi intermedi, dei trasbordi su delle navi eccetera, ma alla fine sempre si deve arrivare in un paese in cui le persone che sono salvate, e parliamo in questi casi di persone che provengono dalla Libia, non debbano temere per i propri diritti, ed evidentemente quindi non possono essere riportate in Libia. Quale futuro adesso per le ONG? Ma intanto alcune continuano ad operare, seppure purtroppo nell'impossibilità poi di fare delle vere e proprie missioni. È una domanda che va fatta a loro. Da parte nostra c'è tutto il supporto, perché, come è stato ricordato nel corso della conferenza stampa, nessuna procura italiana e nessun tribunale italiano ha mai dimostrato che ci fosse un collegamento, come era stato invece detto e sbandierato molto, con trafficanti e tantomeno attività di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. Sono organizzazioni che fanno attività umanitaria e sono un'enorme risorsa per il nostro paese e per tutti i paesi d'Europa.